Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Sapete che in questa trasmissione io vado a leggere ora Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano, e andremo avanti con questo fino alla fine della lettura del libro. Però il prossimo giovedì, fra le ore 19 e le ore 20, avremo come ospite in studio il professor Silvano Lorenzoni, che è uno dei personaggi, dei relatori delle conferenze, del ciclo di conferenze che terremo a Sandrigo. E il ciclo di conferenze è sulla paura e cominceremo mercoledì 8 marzo alle ore 20:30 alla biblioteca di Sandrigo con una relazione di Francesco Scanagatta, La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Seguirà mercoledì 15 marzo alle ore 20:30 Esperimenti sulla paura di Gian Berra, tecniche di autocontrollo e superamento della paura. Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30 Stregoneria oggi di Claudio Simeoni, essere stregoni sotto il dominio cristiano. Io non so cosa vuol dire essere stregoni, so cosa vuol dire essere apprendisti stregoni, però va bene lo stesso. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30 la conferenza sarà tenuta invece da Silvano Lorenzoni, Le categorie del vampirismo. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Questo ciclo di conferenze che terremo il mese di marzo alla Biblioteca di Sandrigo di Vicenza ed è organizzato da Studi Politeisti e ha lo scopo di individuare quello che si è detto, il primo nemico della stregoneria, dell'apprendista stregone, ed è la paura che blocca, la paura che uccide e la capacità dell'essere umano di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita. La paura che porta l'essere umano a trovare delle maniglie, a trovare qualcosa a cui aggrapparsi, qualcosa a cui legarsi, qualcosa a cui riferirsi. Lo ha detto Tizio, lo ha detto Caio, non è roba mia, io non sapevo niente. E questa paura di essere sempre esposti e non sapere quando è il caso di esporsi o di sottrarsi. Ebbene, questa paura ha un'origine, questa paura si esprime nella vita, questa paura si esprime in tanti ambiti così dell'esistenza umana e noi andremo ad affrontarne quattro aspetti, diciamo così, in un ciclo di conferenze che durerà praticamente da mercoledì 8 marzo, mercoledì 15 marzo, mercoledì 22 marzo e mercoledì 29 marzo. Penso che alla fine di queste conferenze una persona che le segue saprà, non dico tutto, ma molte cose sulla paura. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo altresì che su internet potete trovare tutti i nostri lavori e le presentazioni di tutti i miei libri, per cui vi potete fare un'idea generale, diciamo così, di quello che è il nostro lavoro, di quello che è la nostra visione del mondo, di quella che è la visione della vita. Pertanto ormai su internet arrivano anche dagli Stati Uniti, per cui chiaramente ormai abbiamo ampliato moltissimo i confini di interesse su quello che stiamo facendo, anche perché esistono vari gruppi pagani in giro per il mondo, però diciamo così che anziché tentare di rifondare il paganesimo, spesso si accettano delle tradizioni e si riproducono delle tradizioni in un contesto oggettivo diverso. Non è che sia sbagliato o che ci sia qualcosa da rimproverare. Chiaramente ogni persona fa quello che può percependo il mondo e col mondo che lo spinge ad affrontare la vita. Noi ci stiamo tentando di andare oltre a questo, cioè stiamo rifondando il pensiero pagano, cioè nel senso che tutto quello che era il pensiero antico deve essere rifondato per quello che è la situazione culturale nella quale stiamo vivendo. Vi ho già detto molte volte che
i percorsi di stregoneria sono percorsi relativi all'ambiente culturale, sociale e di vita nel quale un individuo vive. Pertanto non si può mai parlare di una verità, di un qualcosa di assoluto, di un qualcosa che per forza si deve fare, ma bisogna sempre parlare di un contesto culturale, di un contesto sociale, di un contesto etico in cui l'essere umano adatta a se stesso e all'interno di questo costruisce il suo modo per guardare il mondo e organizza le proprie sfide della vita. Organizzando le proprie sfide della vita modifica se stesso. D'altronde il concetto di conoscenza, come lo usiamo noi, non è tanto della quantità di cose che sono conosciute, ma è lo sforzo che fa l'essere umano per dilatare quello che è la sua conoscenza e il suo sapere. Cioè praticamente cosa fa? Prende i fenomeni che da fuori giungono a lui, li elabora, li fa suoi e li riproduce. Quando l'essere umano riesce a variare il suo pensiero, il suo modo di guardare il mondo e il suo modo di guardare la vita, non fa altro che modificare ciò che lui è. Per cui un percorso di stregoneria può essere fatto in qualsiasi ambiente, perché è modificazione del soggetto rispetto a quanto l'ambiente gli impone, cioè è trasformazione, sempre in ogni caso. È la qualità eventualmente della trasformazione sulla quale dovremmo mettere l'accento, e la qualità della trasformazione porta il nostro tipo di paganesimo, il paganesimo, perché il nostro tipo di paganesimo è il paganesimo, cioè l'essenza stessa da cui scaturisce ogni sentire pagano e ogni determinazione della vita, a ricostruire quelli che sono i percorsi sui quali andare a ricostruire, nel loro senso della parola, il divenire umano, le trasformazioni umane, il futuro che ci viene incontro. Pertanto il nostro sforzo è quello di andare proprio a ricostruire il pensiero nel suo insieme. Chiaramente lo facciamo con le forze che abbiamo sono quelle che sono, volontà ne mettiamo tanta e facciamo del nostro meglio. Fare del proprio meglio significa dopo prendere quello che si fa e significa misurare la vita, cioè gettarlo nella vita affinché la vita lo prenda, lo critichi, lo attacchi, lo trasformi, ritorna a noi trasformato e noi lo ritrasformiamo, lo rielaboriamo e lo riportiamo nella vita. Questo continuo processo del soggetto all'oggettività, dall'oggettività al soggetto, che è in realtà la relazione dialettica che esiste fra un individuo che costruisce la vita e l'oggettività in cui la vita viene costruita. E una delle cose antiche che andiamo a pescare, una delle cose antiche che andiamo a elaborare, è appunto questo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Anche se Tommaso Didimo parla di Gesù, cioè usa il termine Gesù come termine generico riferito a colui che porta gli insegnamenti, non ha nulla a che vedere con i Vangeli ufficiali, cioè la direzione in cui vanno sono assolutamente diverse e in contrapposizione. E oggi affrontiamo il paragrafo 15. Gesù disse: se digiunerete vi attribuirete un peccato, se pregherete vi condanneranno, se darete l'elemosina farete del male ai vostri spiriti, se andrete in qualche paese e viaggerete nelle sue regioni, se vi accoglieranno mangiate ciò che vi porranno davanti e guarite quanti fra loro sono infermi, giacché ciò che entra dalla bocca non vi contaminerà, ma è ciò che esce dalla vostra bocca che vi contaminerà. E questo, se ricordate, è uno dei leitmotiv principali dei Vangeli ufficiali, però qui è presentato da Tommaso Didimo in maniera assolutamente diversa. Proviamo un po' a vedere il commento. Nel paragrafo 15 vengono delineate delle azioni dalle quali astenersi per non danneggiare il proprio essere e il proprio sviluppo. In Tommaso gli insegnamenti sono diametralmente opposti a quelli inseriti nei Vangeli ufficiali, in quanto gli intenti dei Vangeli sono opposti. Dice il Gesù di Tommaso che se digiunate significa che vi punite per aver commesso qualche cosa di sbagliato, un peccato. Voi siete coscienti di aver commesso un peccato e dunque vi condannate. Chi si condanna a priori? Condannarsi a priori significa
attribuirsi una mole tale di errori e mancanze da considerarsi dei paria sociali. Significa indicarsi come indegni all'interno del sistema sociale in cui si vive. Se pregherete, vi condanneranno. Se pregherete, vi rifiutate di prendere nelle vostre mani le decisioni della vostra vita. Vi sottomettete. State supplicando soccorso in cambio di sottomissione. Dunque, vi condanneranno. Quando un individuo prega, rinuncia a determinare se stesso nelle varie situazioni della vita. La rinuncia non è soltanto sua come persona, ma è rinuncia del proprio ruolo all'interno del sistema sociale in cui vive. La condanna di chi prega è una condanna sociale, è una condanna divina, è la condanna di chi ha rinunciato a sviluppare il proprio regno, il Dio che cresce dentro di lui. Chi rinuncia a costruire se stesso non si limita a rinunciare a questo, ma deve costringere l'intero sistema sociale in cui vive ad imitarlo. La sua ragione di esistenza consiste nel costringere altri a pregare, perché soltanto in quel modo egli riafferma il proprio diritto alla preghiera. La condanna di chi prega come atto di asservimento è senza appello. Dice il Gesù di Tommaso che se darete l'elemosina farete del male ai vostri spiriti. Cosa significa questo? Significa che dare l'elemosina implica aver costruito le condizioni per le quali qualcuno ha bisogno di elemosina per la propria sopravvivenza. Se si è nelle condizioni di dover dare l'elemosina, significa che si è distrutta o danneggiata l'oggettività in cui si vive e con questo si è danneggiato il proprio spirito, il proprio divenire. Ma se si trova qualcuno che necessiti di elemosina, non la si dà. Si può anche dare l'elemosina come corollario del proprio fare nella costruzione del proprio divenire, ma l'azione del proprio divenire passa attraverso la rimozione delle cause affinché nessuno necessiti di elemosina. La costruzione del divenire del sistema sociale in cui si vive diventa prioritario come fare nella costruzione dell'individuo. L'individuo non è mai padrone del sistema sociale in cui vive, ma è parte di esso. Il benessere del sistema sociale è il benessere dell'individuo. Le due cose devono coincidere e mai essere separate. Quando vengono separate, il divenire dell'individuo si impoverisce, impoverendo il sistema e il divenire del sistema sociale. E, anche se l'individuo saccheggiando questo si arricchisce, in realtà impoverisce il sistema sociale danneggiandolo, danneggiando il proprio spirito. Partendo da queste premesse, diventa assolutamente logico il proseguo del discorso fatto da Tommaso. Dice infatti, se andate in qualche paese e viaggerete nelle sue regioni, non dovete né pregare né dare elemosina, intendendo che non dovete né mettere in ginocchio o pretendere di mettere in ginocchio i suoi abitanti, né considerarvi arroganti elargendo cose a voi superflue come elemosina. Se andate in un paese, fate vostro ciò che da quel paese proviene, non solo il cibo, ma la cultura e il sapere di quel paese diventino vostro cibo, vostra cultura e vostro sapere. Nello stesso tempo, donate quanto avete, il vostro sapere, la vostra cultura. Guarite quanti fra loro sono infermi. In altre parole, costruite una relazione dialettica fra voi e il paese e la cultura nella quale andate. Questo particolare atteggiamento è il farsi mercurio del viaggiatore. Il viaggiatore che porta con sé il proprio sapere e la propria conoscenza, pronto a fonderla con il sapere e la conoscenza di altri popoli, facendola propria. Come conclude il suo discorso Tommaso? Quanto voi imparerete a fare vostro non vi può danneggiare, vi può soltanto arricchire. Cosa vi danneggia? L'eventuale vostra arroganza,
l'eventuale vostra pretesa di essere la conoscenza del sapere e di considerare gli altri popoli degli imbecilli che aspettavano soltanto voi. Ciò che vi danneggia è la vostra cecità nel guardare il mondo che vi circonda e la vostra ignoranza nel compenetrare il sapere e la conoscenza di altri popoli. Ciò che vi danneggia è autocolpevolizzarvi, ciò che vi danneggia è sottomettervi, ciò che vi danneggia è l'arroganza, il che significa ciò che vi danneggia è colpevolizzare, ciò che vi danneggia è sottomettere, ciò che vi danneggia è disprezzare. Per questo motivo è l'azione che viene fatta nei confronti del mondo è in grado di sviluppare il vostro divenire o distruggerlo. Si può agire in armonia con quanto esiste, camminando insieme, ma si può opporsi all'esistente, tentare di piegarlo ai nostri desideri, ai nostri voleri e con questo impedire lo sviluppo del nostro corpo luminoso. Di diverso avviso sono i Vangeli ufficiali della Chiesa cristiana e cattolica in particolare. Il suo scopo non è quello di sviluppare se stessa, ma quello di appropriarsi degli esseri umani e attraverso questo danneggiare il loro divenire. Vediamo in Matteo come vengono articolati questi principi, che in Tommaso sono da non praticare. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere veduti da loro, altrimenti non avrete ricompensa dal Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque tu fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini, in verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma quando fai l'elemosina, non sappia a tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina resti segreta, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non imitate gli ipocriti, i quali hanno piacere di pregare in piedi nelle sinagoghe o sugli angoli delle piazze per essere veduti dagli uomini, in verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà ricompensa. Pregando poi non moltiplicate vane parole come fanno i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parole, quando mai. Non siate simili a loro, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che gliela chiediate. Il problema di Matteo non è quello che contribuisce ad arricchire gli esseri umani, il loro divenire o il sistema sociale in cui vivono, ma è quello di assicurarsi il controllo degli esseri umani aderenti alla setta che egli propone e di conseguenza indurli a sottomettersi rinunciando alla loro volontà e alle loro determinazioni, convincerli a cessare il loro cammino di esseri umani per diventare gregge asserviti al Dio padrone di cui Matteo si considera portavoce e per conseguenza padrone del gregge. Gli esseri umani non devono praticare la giustizia, o la loro giustizia, se si preferisce, davanti agli altri esseri umani, devono o subire l'ingiustizia attraverso la quale si predispongono a sottomettersi, o supplicare la giustizia in segreto perché così il loro padrone li può soddisfare. Non pretendere giustizia pubblicamente, non praticare giustizia equivale a rinunciare a rivendicare il proprio potere di essere, sia davanti agli altri esseri umani, sia davanti al circostante. Rinunciare a rivendicare la giustizia significa predisporsi a supplicare giustizia come magnanimità del proprio padrone. Significa quanto dice Tommaso, danneggiare se stessi. Lo stesso discorso vale per l'elemosina. Matteo non si chiede della necessità dell'elemosina. A Matteo non interessa sapere perché gli esseri umani siano costretti a ricorrere all'elemosina. Per lui gli esseri umani sono solo bestiame senza diritti, se non quello di supplicare. Pertanto, anche chi elargisce l'elemosina, danneggiando se stesso, qualora non agisca per rimuovere le cause che producono la miseria, non lo deve fare come atto di determinazione sociale. Non deve agire stimolando altri ad agire nella stessa direzione, ma deve farlo in silenzio e di nascosto, in quanto la manifestazione del suo gesto o della sua predilezione lo danneggia e del suo danneggiarsi il suo padrone si nutre. Stessa cosa vale per la preghiera. Questa deve essere una supplica, ma non una supplica che rivendichi se stessi, ma una supplica che colpevolizzi colui che prega. Poche parole e molto sentimento di afflizione. Non fate come i pagani
che quando si rivolgono alla loro divinità rivendicano se stessi e attraverso il rivendicare di se stessi impongono alle divinità il loro intervento. Il padrone sa di che cosa ha bisogno il suo schiavo. Lo schiavo ha bisogno di quanto ha bisogno il padrone affinché lo schiavo continui ad essere schiavo, sottomesso e supplice. Tutto questo danneggia l'essere umano, lo danneggia in quanto lo sottomette. Sottomettendolo, distrugge il divino che cresce dentro di lui. Proviamo a vedere in Marco il concetto di preghiera. Abbiate fede in Dio, in verità vi assicuro che se uno dirà a questa montagna, sollevati e gettati in mare, e non esiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avvenga, gli avverrà. Per questo io vi dico, tutto quello che voi chiedete pregando, credete di averlo già ottenuto e vi avverrà. E quando vi mettete a pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. La preghiera come arte magica per impossessarsi del potere di dire alla montagna di gettarsi in mare. La preghiera come millanteria di possedere il potere dell'universo attraverso il Dio creatore, col quale dominare gli esseri umani e il mondo. Il possesso e il perdono come per dimostrare l'assoggettamento a chi concede il potere. Questo è il fondamento su cui si regge l'ideologia nazista e le conseguenze che quel pensiero ha portato. L'assoggettamento al padrone e l'ordine ai più deboli di gettarsi a mare, ma dal momento che non lo facevano, si usavano le camere a gas. Questo è il superuomo nazista, quello che affermava la possibilità di gettare le montagne a mare attraverso la preghiera. Dal momento che il potere della preghiera non esiste, gli si dà una mano con cose diverse. La preghiera, come atto di assoggettamento, danneggia l'essere umano, crea il vuoto nel suo essere e lo costringe a saccheggiare il circostante in quanto lo rende incapace di camminare assieme al circostante, lo rende incapace di assorbire quanto le culture che si incontrano sono in grado di offrire. Chi prega disprezza quanto lo circonda, il disprezzo conduce al saccheggio. Vediamo cosa dice Marco. Ordinò di non prendere niente per il viaggio, eccetto il bastone, non pane né bisaccia né denaro né la ciotola, di essere calzati di sandali ma non vestiti di due tuniche. Poi soggiunse, in qualunque casa entriate rimanetevi finché non partirete da quel luogo, e se un luogo non vi riceve né vi danno ascolto, partendo di lì scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di essi. Essi partirono e predicarono che si convertissero, cacciarono molti demoni e guarivano molti malati ungendoli con olio. In Marco il sapere e la conoscenza non si muovono col viaggiatore. Il viaggiatore porta rancore e odio. Il viaggiatore è un messaggero di sottomissione. Cosa si può aspettare chi vende sottomissione? Vendi sottomissione disarmato, dice Marco. Se sei disarmato, disorienti il nemico. L'orrore che tu porti, lui lo scoprirà molto tardi. Viaggia senza pane e senza denaro, in modo che il nemico abbia pietà di te, ti consideri debole e non si accorga dell'orrore della morte che porti nel cuore. Non si accorga che tu porti distruzione che chiami col nome di conversioni o mascheri con la parola amore. Se il nemico si accorge dell'orrore che tu porti e ti rifiuta, tu testimonia contro di essi, combattili scuotendo la polvere dei tuoi sandali. Scuotere la polvere dei sandali in segno di disprezzo è il prologo all'innalzamento dei roghi contro chi rifiuta di assoggettarsi all'orrore. Mentre Tommaso afferma di dare quanto si ha come il sapere per guarire gli infermi, ringraziando dell'ospitalità, in Marco l'attività di dare il proprio sapere è una vendita al ricatto. Infatti è sottoposta alla conversione e alla cacciata dei demoni. Solo la conversione e la cacciata dei demoni consente di ricevere anche la guarigione attraverso l'olio. In altre parole, se io sono in grado di guarirti, lo faccio solo se tu ti sottometti, se tu ti converti, se tu annienti il Dio che cresce dentro di te. Lo fanno tuttora i missionari in India, la macellaia dell'India è una specialista in questo.
Concludendo questo raffronto, possiamo dire come l'intervento dei Vangeli porta ad usare parole diverse, concetti diversi, a seconda di come vogliamo raffigurare il divenire umano. La centralità sta nell'intento. L'intento guida le parole, le frasi e le loro interpretazioni. L'a priori indica l'intenzione e l'intenzione sviluppa il concetto. Mentre in Tommaso la centralità sta nel regno che cresce dentro l'essere umano e che si relaziona col regno che ci circonda, nei Vangeli ufficiali c'è la costruzione del regno dentro l'essere umano per costruire la distruzione della sua esistenza ed ottenerne l'assoggettamento trasformandolo in una pecora del gregge di un qualche pastore. Gli intenti determinano la dottrina. Chi sceglie una dottrina in realtà ha scelto fini e mezzi della propria esistenza. E questo era il paragrafo 15. Facciamo adesso il paragrafo 16, che è molto breve, e forse anche il 17. Paragrafo 16. Gesù disse: quando vedrete colui che non è nato da donna, prostratevi a bocconi e adoratelo. Egli è il vostro Padre. Il paragrafo 16 del Vangelo di Tommaso è soltanto suo. Adorate, cioè parlate verso, colui che non è nato da donna. C'è un solo potere che non è nato da donna ed è il proprio corpo di energia. I corpi luminosi si formano attraverso ogni singolo individuo, il Dio che cresce dentro ogni essere. La frase è tagliata, vediamo un attimo, la frase è tagliata e secca, non ammette divagazioni. Chiunque sviluppa un corpo luminoso è un Dio e come tale è da adorare, anche se io preferisco da imitare. Costui è vostro Padre, necessità e intento. Non esiste raffronto con i Vangeli ufficiali, in quanto nei Vangeli ufficiali l'essere umano è proprietà del Dio e come tale deve soltanto sottomettersi. Nei Vangeli ufficiali non esiste nulla fuori del padrone di cui gli evangelisti e la Chiesa cristiana si reputano padroni. E questo paragrafo in effetti appartiene a questo tipo di gnosticismo, quello di Tommaso, che è lo gnosticismo di Adone, cioè è la religione misterica di Adone. E passiamo Adone, oppure gli altri siriani, proroghi anche della Vesta, se vogliamo, persiani, non è importante, noi identifichiamo con Adone perché Adone era uno dei riti misterici che dalla Fenicia si erano trasferiti anche in territorio ebraico. E passiamo al paragrafo 17. Gesù disse: forse gli uomini pensano che io sia venuto a gettare la pace sul mondo e non sanno che io sono venuto a gettare divisioni, fuoco e spada e guerra. 5 saranno in una casa, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre contro il figlio contro il padre, ed essi se ne staranno soli. Nella stregoneria il termine pace sta ad indicare l'orrore, l'assenza delle contraddizioni. Pace sta ad indicare l'assenza delle contraddizioni attraverso le quali affrontare il silenzio dell'esistenza. Il termine pace è il termine usato dall'autorità sociale per perpetuare il proprio stato di autorità. Pace è l'ombra nera che avvolge gli esseri umani, impedendo loro di rivendicare il loro potere di essere davanti al mondo. Chi rivendica il proprio potere di essere dichiara guerra al mondo circostante. Chi rivendica il proprio potere di essere pretende che il circostante lo rispetti, non storpi i suoi tentativi di fondare il proprio divenire. Chi storpia il divenire delle persone? Chi possiede le persone? Dunque, se il padre rivendica il proprio potere di essere, vuole liberarsi dalla dipendenza dalla sua progenie. Se il figlio rivendica il proprio potere di essere, deve liberarsi dalla proprietà del padre. Deve rompere ogni legame, deve costruire se stesso. Chi costruisce il proprio potere di essere deve rompere ogni legame di possesso. E se qualche legame resta, questo è mal tollerato, sopportato per dovere. Solo il dovere
impone il rispetto della relazione socialmente imposta, non l'adesione soggettiva. La distruzione di chi rivendica il proprio potere di essere avviene soltanto attraverso le armi, al fine di ricondurlo all'ordine, alla sottomissione. Allora, vediamo, qua c'è un errore. La distruzione, sì. 2 contro 3 e 3 contro 2. Ci sarà una minoranza che schiaccia una maggioranza o viceversa. Ci sarà qualcuno che tenta di impossessarsi di qualcun altro e gli imporrà la sua pace. Ma chi rivendica il proprio potere di essere deve rifiutare la sottomissione, deve sottrarsi. Sviluppare il Dio che cresce dentro l'essere umano implica sottrarsi alla sottomissione. Significa combattere per fondare il proprio divenire. Vediamo ora come viene trattato questo passo in Matteo. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Chi tiene conto della sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per amor mio la ritroverà. A Matteo interessa il possesso. A Matteo interessa il possesso degli individui. Per lui la guerra non è per sviluppare il Dio che cresce dentro, ma è per poter sottomettersi al suo uomo Dio. La guerra che Matteo intende è la guerra di religione, è la guerra che fanno i cristiani per impossessarsi degli esseri umani. Ricordiamo che Matteo scrive il suo Vangelo per una setta all'interno della società ebraica, e questa setta deve impossessarsi degli individui a qualunque costo. Questa è anche la lamentazione di Celso, è una delle maggiori accuse che Celso rivolge ai cristiani. Quanto dice Matteo non ha nulla a che vedere con quanto dice Tommaso. Gli intenti sono diversi. Quanto dice Matteo appartiene al potere di avere. Quanto dice Tommaso appartiene alle determinazioni del potere di essere. Per Matteo gli esseri umani devono essere proprietà del suo uomo Dio. Per Matteo gli esseri umani devono concedersi al suo uomo Dio, al suo Dio, con tutta la loro passione. Devono concedere al suo uomo Dio tutte le loro sofferenze, devono soffrire con lui. In Tommaso gli esseri umani devono rompere i legami per rivendicare il proprio potere di essere. In Matteo si combatte il Padre per poter sottomettersi al suo uomo Dio. In Tommaso per distruggere la dipendenza da esso. Si combatte il Padre per costruire il proprio potere di essere, per sviluppare il regno dentro di sé, per costruire il proprio cammino di libertà. La seconda parte del messaggio di Matteo prende un altro punto di Tommaso, quello che va sotto il numero 101. In realtà Matteo lo imita depravandolo nel suo bisogno di possedere gli esseri umani. Matteo antepone la sottomissione, amore in Matteo è sinonimo di sottomissione, al suo Dio padrone, a quella dei genitori come atto di dominio fisico della persona. Matteo antepone il padre e la madre del suo campo energetico alla sottomissione fisica al padre e alla madre. Antepone la madre della vita alla madre fisica, e lo scontro richiesto alla persona è quello di riconoscere la madre della vita. Tarquinio decise di mandare degli ambasciatori a Delfi. Mandò i suoi due figli, Tito e Arrunte. Fu dato loro, loro come compagno Lucio Giunio Bruto, figlio di Tarquinia e sorella del re. Questo Giunio Bruto era un maestro di follia controllata. L'oracolo predisse che diventerà re chi per primo avesse baciato la madre. Tito e Arrunte si misero d'accordo di non dire nulla del responso dell'oracolo, lasciando che fosse il caso decidere chi di loro due avesse per primo baciato la madre. Giunio Bruto, fingendo di cadere per terra, baciò la madre di tutti i viventi. Giunio Bruto attese l'occasione, che afferrò al volo, e nessun re sedette più sul trono di Roma. Il padre degli esseri della natura è l'essere sole, della stessa sostanza è la nostra scintilla divina. Nostra madre è l'essere terra, madre di tutti i viventi dell'essere natura.
Il senso di Tommaso non ha nulla a che vedere con quello di Matteo. Le frasi sono due in Tommaso per essere discepolo di Gesù. Nella prima, odiare il padre e la madre come Gesù odia il padre e la madre. Nella seconda, amare il padre e la madre come Gesù ama il padre e la madre. Dunque, non ha nulla a che vedere l'impostazione di Matteo con quella di Tommaso. E vediamo a Luca. Molto sarà richiesto a colui che ha molto ricevuto, e più si esigerà da colui al quale molto è stato affidato. Sono venuto a portare fuoco sulla terra, e quanto desidererei che fosse già acceso. Devo ricevere un battesimo, e quanto mi sento angustiato finché non sia compiuto. Credete che io sia venuto a mettere pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione, perché d'ora in poi 5 persone in una casa saranno divise, 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora contro la suocera. Disse ancora le turbe: quando vedete una nube elevarsi ad occidente, voi subito dite viene la pioggia, e così avviene. E quando soffia il vento del sud, voi dite farà caldo, e così succede. Luca lega la visione dell'avvento della fine dei tempi. Per Luca la divisione portata dal suo Gesù è il momento della fine del mondo. Egli non può accettare, come fa Matteo, che qualcuno non segui Gesù, che qualcuno lo disprezzi per il semplice fatto che costui si dichiara padrone. Dunque, Luca terrorizza gli esseri umani affermando che quando loro cominceranno a non essere più sottomessi al loro padrone o alle relazioni alle quali devono sottostare, allora è giunta la fine dei tempi. Vedi di sistemare i tuoi conti affinché il magistrato non ti mandi in prigione. Vedi di sottometterti se non vuoi essere condannato. Lo scontro per Luca non ha nulla a che vedere con quanto espone Tommaso. Luca ignora qualunque cosa della dottrina che veniva formulata fra gli esseri umani che fondavano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Luca ignora ogni cosa e ogni tensione che determina e costruisce la vita. Egli deve dare una formulazione logica a qualcosa che non capisce. Non sa in che modo far coincidere questo passo col suo pensiero di morte. Così lo arricchisce di particolari e lo fa coincidere con l'annuncio della fine dei tempi, con quell'avvento sulle nubi alla destra di suo padre, con le stelle che cadono sulla terra, che non succede né succederà mai. Luca deve sottomettere gli esseri umani alla sua descrizione del suo uomo Dio, come egli fosse Dioniso, Orfeo o Ercole. Ma questi sono dei che camminano assieme agli esseri umani. Il Gesù di Luca è un essere infido, il cui scopo è quello di sottomettere chi non si può difendere. Dice il Gesù di Luca: intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Nei Vangeli ufficiali si esprime il concetto di potere di avere, dove il Gesù si appropria degli esseri umani, impone loro la sottomissione. Nel Vangelo di Tommaso si esprime il potere di essere, il diritto dell'essere umano di sviluppare il proprio Dio che cresce dentro, il regno che è dentro di lui, sciolto da ogni vincolo e da ogni obbligo di sottomissione. Quale differenza! E questo per oggi, vediamo se trovo anche una penna, e questo per oggi è tutto. È tutto il Gesù di Tommaso Didimo. Un Tommaso Didimo che usa il termine Gesù, che a quei tempi era molto comune, come Mario Rossi, per esempio, come dice il mio amico Franco, era molto comune e veniva usato, era buono per qualunque cosa, sia per una dottrina sia per un'altra. Il problema è un altro, il problema è che dopo arrivarono le armi, arrivò lo stupro degli individui, e quello che era la sottomissione alla fatalità, alla magia sciocca o scema, alle convinzioni più assurde, tipo le montagne che si gettano a mare, ebbero la meglio e furono 1600 anni di roghi, morti e torture. Naturalmente non furono questo per chi si identifica con il padrone, col Dio padrone, o con il macellaio. Io ho finito qui Tommaso Didimo per oggi, sono arrivato al paragrafo 18. Vi ricordo che il prossimo giovedì
Abbiamo qui in radio Lorenzoni, e il quale parlerà alcune cose sugli antichi padri, alcune cose un po' diverse da quelle che sentite dire di solito. Pronto? Sì? Ah, guarda che sono quello di prima. Capri mi sedo. Almeno tu i miei mali. Vabbè, ciao. Non vuoi i miei mali, bello. Ok, ciao. Non ti vuoi i miei mali, ciao. Ascoltami. Dimmi, dai. Fratino, e ti ho ascoltato tutta oggi. Finché curavo i radici. E ti ho ascoltato con interesse e mi ho visto che avevi una gran cultura avanti. Una cultura umana. Ed è vero? Oh, non lo so, te lo dici tu. Ah? Stai dicendo tu? Sì, tu sei tanto colto. Va bene, dai. Fatito bello. Mi pregherò tanto per te. Oh, miseria. Va bene, a saperlo. Vieto, caro. Va, ciao, bello, ciao. Ah, bello. No, no. Per piacere, siamo state robe. Pregare significa uccidere le persone. Vedere le persone che si uccidono è la cosa più miserabile che esista nella vita, la cosa più infame e più oscena che ci sia. Bene, prossima volta verrà Lorenzoni, che parlerà degli antichi padri, credo, almeno così mi ha anticipato. C'è una cosetta però, visto che il telefono tace, che devo dire, in una delle trasmissioni passate, quando ho parlato di Eros, un ascoltatore ha telefonato dicendo: guarda che Eros non, nella teogonia Eros non è quello, vediamo un attimo solo, non è quello che spezza non è quello che spezza le membra, ma è quello che scioglie dei legamenti. E in realtà il sciogliere dei legamenti è un leitmotiv della poesia greca. Pronto? Pronto? Vabbè. Il sciogliere i legamenti è uno dei leitmotiv della filosofia greca, però chiaramente non cambia questo. Eros, in particolare Eros, che scioglie i legamenti, anche nella poesia saffica esiste questo personaggio che fa queste cose. Ed Eros è uno dei principali, diciamo così, divinità. Pronto? Eros è una delle principali divinità del Pantheon greco, proprio perché è uno degli iniziatori di quello che è la vita. E gli iniziatori hanno sempre una situazione molto, molto particolare. Pronto? Eccolo. Questo è sempre solito, eh? E gli iniziatori hanno una funzione molto particolare. Infatti sia Eros sia Afrodite sono dei che vanno verso gli dei, cioè sono dei. Pronto? Oh, va bene. Allora, quello che è Eros è quello che sono Afrodite, quelle che sono tutte le divinità che consentono agli esseri umani, consentono agli esseri divini di costruire loro stessi, sono quei personaggi che restano nel divino. Quando Zeus ha il sopravvento sugli altri dei, Eros, ogni dio riprende il proprio posto, perché non può assolutamente Zeus né fermare il tempo e non può assolutamente neanche fermare le condizioni del cielo stellato. Urano stellato è una divinità che non può essere fermata, perché rappresenta la formazione delle coscienze attraverso i pianeti, cioè i pianeti che diventano, e le stelle che diventano coscienti e consapevoli di sé, non può assolutamente. Pronto? Non può assolutamente essere fermati, per cui Zeus non può assolutamente estromettere una divinità dall'Olimpo, ma deve necessariamente consentire ad ogni divinità di esprimersi. D'altronde Eros non è altro che l'atmosfera terrestre, non è altro che la divinità fatta atmosfera, che è la coperta dell'essere terra. La coperta dell'essere terra costruisce ogni divinità, costruisce ogni divino
che è all'interno della natura. Pertanto Zeus non può interferire con Urano nel cielo stellato e non può assolutamente intervenire nemmeno con Crono, Crono che è il padre di Zeus, perché Crono determina i tempi di mutamento, i tempi di trasformazione. Pertanto, ricordatevi sempre questo, ogni volta che nel paganesimo c'è la guerra fra un dio e un altro dio, si costruisce un equilibrio fra le cose, un equilibrio fra gli dèi e le trasformazioni della vita. Questo equilibrio che viene a costruirsi è la base per la ricostruzione della vita sopra il pianeta, della vita sopra la vita nelle situazioni in cui lo scontro si è sviluppato. Questo è importantissimo. Lo scontro fra dei non è mai uno scontro a morte, è sempre uno scontro per la vita. Soltanto il macellaio di Sodoma e Gomorra, solo il pazzo di Nazareth distruggono e uccidono, perché non hanno nessuna visione della vita al di là della morte. Voi non troverete mai la vita oltre la morte nel pazzo di Nazareth. Perché? Perché non ha nessun concetto di questo, ha solo il concetto di appropriarsi degli esseri umani. Il concetto di resurrezione che troverete nel pazzo di Nazareth è un concetto. Pronto? Pronto? Ancora. Il concetto del pazzo di Nazareth è vabbè, allora, siamo un pochetto fuori di testa questa sera, un po' come al solito, ma non è assolutamente il caso di preoccuparsi. Sì? Ancora? Bene, allora, ma noi non ci preoccupiamo per questo, non è certo questo che ci preoccupa. Il problema che esiste nel pazzo di Nazareth è che non esiste una vita oltre la morte, non esiste assolutamente nulla, esiste solo gli uomini che per milioni di anni hanno annientato. Pronto? Ancora? Esiste milioni di uomini che hanno annientato la loro vita, che hanno annientato la loro esistenza. Questo è il pazzo di Nazareth, e non esiste nessuna vita oltre la morte, non esiste nessuna determinazione degli individui. Gli individui devono mettersi in ginocchio e devono essere distrutti. Questa è l'unica cosa che esiste nei Vangeli ufficiali. Diverso il discorso di Tommaso Didimo, perché Tommaso Didimo va ad affrontare la vita. Pronto? Pronto? Sì. Tommaso Didimo va ad affrontare la vita, lui ci prova, cioè quello che lui seleziona non è una sottomissione, ma è un insieme di principi che appartengono alle religioni misteriche, appartengono all'Adonia. Pronto? Sì? Sono Roberto di Padova. Dica. Ascolta Claudio, mi potresti dare qualche indicazione sul quotidiano, cosa dovrei fare, diciamo, o pensare per seguire, cioè per aiutare a liberare il corpo luminoso. Tu allora, tu hai internet? Sì. Perfetto. Ti colleghi con i siti? Sì, mi hai già dato i siti, devo solo leggere quelli. Esatto, e dopodiché devi sapere scegliere quello che ti serve a te per organizzare la tua vita. Esatto. Cioè tu sei il padrone della tua vita. Esatto. Io metto a disposizione le mie cose. Ognuno deve prendere da quello che io metto a disposizione quello che lui ritiene opportuno. Esatto. E basta. Dopodiché sei tu che devi organizzare la tua vita, le tue strategie di vita, il tuo modo di affrontare la vita. E le indicazioni ce l'hai nell'espansione di te, cioè della tua vita personale, della tua famiglia, del sistema sociale in cui vivi, cioè tutto respira divinità. Cioè la natura, il sistema sociale, le persone che ci stanno attorno, eccetera. Naturalmente con alcune persone possiamo fare dei cammini, con altre non le possiamo fare. Esatto. E dobbiamo sapere discriminare nel modo giusto, cioè che non ci danneggi, cosa fare e cosa non dobbiamo fare. Però appartiene la scelta alla persona. Cioè io non ti potrò mai dire cosa fare o cosa non fare, Roberto. Ho capito, sì sì. No, d'altronde io ho sempre pensato così, solo che non avevo concettualizzato.
Sono tanti anni che la penso così in pratica, quindi non è una novità. Solo che me ne accorgo adesso che è proprio così, più consapevole, cioè la consapevolezza si aumenta di giorno in giorno. Certo. Di questo. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Speravo che i ragazzi venissero, non li vedo ancora. Pronto? 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 Sì. Niente, vabbè. Pronto? Ancora. Bon, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 8. Spero che i ragazzi vengano, perché non li sto ancora vedendo arrivare. E vi do appuntamento alle ore 15 con la solita trasmissione, e concluderemo, andremo abbastanza avanti, gli oracoli caldaici, cioè da quello che abbiamo cominciato il primo aprile del 1999, gli oracoli caldaici li concludiamo. Dopodiché cominceremo col mobbing, e il mobbing è parte integrante del crogiolo dello stregone, cioè è una strategia che si può usare per affrontare delle condizioni di vita. Vi ricordo questo: in stregoneria, la stregoneria non serve per fermare le pallottole, la stregoneria serve per organizzare il soggetto, perché il soggetto si organizzi prima che arrivi il problema. Quando il problema arriva, lo si affronta con le armi che si hanno. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.